Il fantasy è un genere letterario, ma prima di esserlo, a mio parere, è un modo di immaginare le cose. Fin da piccoli veniamo posti davanti a delle storie fantasy classiche come quelle della Disney, dove tutto è colorato e sognante, mondi fantastici abitati da creature bizzarre e sconosciute, ma sempre caratterizzati da un velo di meraviglia. Diciamo che questo è più o meno il primo approccio che tutti hanno al genere, e in parte rappresenta una delle realtà più importanti appartenenti ad esso, ma di certo non è l'unica. Il fantasy ha come presupposto il nascere dalla fantasia degli autori, come anche il nome suggerisce. Allora, cosa impedisce a questo genere di essere distorto e trasfigurato dalle idee di qualcuno che vive la propria fantasia in maniera più oscura e malata? È proprio da questo concetto che nasce il dark fantasy. Questo genere unisce il classico fantasy letterario a elementi horror, per creare mondi sì inverosimili come quelli classici, ma non altrettanto accoglienti. Proprio grazie a questa crasi, le emozioni provate dallo spettatore o dal lettore vengono sovvertite, e dalla meraviglia si passa automaticamente ad un'emozione molto più appropriata a questo tipo di narrazione, e che fa da perno al tipo di storie che vengono raccontate nel genere, ovvero la paura. Il dark fantasy in sé trova le sue radici all'inizio del Novecento nella letteratura, e viene sdoganato grazie ad autori e autrici che in quegli anni ne hanno fatto la loro bandiera. Tra questi troviamo Gertrude Barrows Bennett, che viene universalmente riconosciuta come pioniera del genere, o Howard Phillips Lovecraft, ad esempio, che ha avuto in futuro grande influenza e rilevanza nel panorama grazie al suo ciclo di Cthulhu. Nel corso degli anni, comunque, questo genere si è evoluto, ed è uscito dalla sua nicchia letteraria approdando con forza in altri medium, come il cinema o il fumetto. Nello specifico, oggi parleremo di come questo genere sia andato a delineare nel tempo all'interno del manga giapponese, delle influenze che ha avuto e dei suoi stilemi. Partiamo dall'inizio. Il manga, di per sé, nell'epoca in cui il dark fantasy è arrivato tra le sue pagine per la prima volta, non si prestava particolarmente a raccontare questo tipo di storie, visto che il tratto dei mangaka all'epoca si rifaceva molto a quello di Tezuka. Forme rotondeggianti e divertenti, atte a donare allegria ai lettori, mai a spaventarli. Questo ovviamente prima dell'arrivo del Gekiga, che abbiamo già trattato nel primo episodio di questa rubrica. Le immagini drammatiche del Gekiga, come già sapete o avete visto, hanno permesso al medium di veicolare altri tipi di emozioni rispetto a quelle che si ritrovano nelle primissime opere di Tezuka, ad esempio, dando così il via libera a una vera rivoluzione culturale all'interno di questo mondo. È così che negli anni 70 il genere approda definitivamente all'interno del medium per la prima volta, e non c'è da sorprendersi grazie a quale autore. Ovviamente il mitico Gō Nagai, con i suoi Mao Dante e Devilman, fumetti imprescindibili che hanno rivoluzionato il loro mondo. I toni cupi e mortiferi, uniti alle tavole violente e sanguinose che non lasciavano mai nulla all'immaginazione del lettore, hanno lanciato un vero e proprio modo di fare manga, che successivamente è stato ripreso da molti grandi autori, come ad esempio Tetsuo Ara con il suo Ken, che attraverso il mondo distopico e post-apocalittico nel quale è ambientato, crea addirittura un'unione di dark fantasy ed estetica post-atomica, ispirata da opere come Mad Max. Oppure Kentaro Miura, che con Berserk ha completamente rivoluzionato e settato gli standard non solo per il dark fantasy, ma anche per il manga tutto. O ancora autori come Kota Hirano, autore di Hellsing, altra opera che abbraccia il dark fantasy ma lo unisce a un'estetica urbana e gotica, risultando a dir poco unica nel suo genere. Di capisaldi indiscussi del genere quando si parla di manga ce ne sarebbero da citare, forse anche troppi, ma per approfondire meglio questo tipo di racconto c'è un'altra cosa di cui parlare, che lo ha portato al successo e lo ha differenziato in maniera sostanziale dalla sua controparte buona, tra virgolette, i suoi stilemi. Ecco, la prima cosa a cui si pensa quando si parla di dark fantasy è sicuramente una dose bella massiccia di violenza. Questo è l'elemento che più di tutto lo distacca dal fantasy, dando al racconto anche un'identità forte dal punto di vista delle tematiche. Esplorando così anche temi più spinosi e controversi, come la morte, la violenza sessuale o la rappresentazione di eventi forti come la mutilazione o la decapitazione. Ecco, la violenza è una parte importante di questo mondo, ma non quella più importante. Ancora più imprescindibile per il dark fantasy, a mio parere, è una decostruzione e spesso una dissacrazione di quelle che sono le tematiche trattate nei racconti di fantasia, che va, se vogliamo, a togliere quella che è una maschera tirata al lucido dei racconti a lieto fine. Esempio lampante ne è il modo in cui Berserk tratta il mondo della nobiltà cavalleresca, spesso centrale nei racconti fantasy e che vede i cavalieri come eroi senza macchia.
In Berserk, Miura decostruisce questi stereotipi proprio partendo dalla realtà, mostrando che in effetti la maggior parte dei guerrieri in quel periodo storico erano soldati mercenari e dipingendo quelli che dovrebbero essere i veri cavalieri delle Midlands come meschini o codardi. Al di là comunque di questa decostruzione delle tematiche tipica del genere in sé, il manga dark fantasy ha delle caratteristiche peculiari che lo differenziano anche graficamente dal resto dei fumetti giapponesi. Prendiamo ad esempio l'utilizzo del nero, che sia in maniera pratica sia in maniera simbolica richiama l'oscurità ed il buio, elementi onnipresenti in questo tipo di racconti. L'impaginazione stessa, poi, e il paneling di alcuni fumetti appartenenti al genere mostrano quanto gli autori vogliano chiudere il lettore in alcune vignette volutamente occlusive o anguste, che trasmettono ansia, angoscia e creano l'atmosfera giusta per il tipo di narrato. Parlando di Devilman nello specifico, le pennellate spesse e grezze di Nagai e il sangue rappresentato soffiando sul foglio l'inchiostro fanno in modo di trasmettere al lettore quanto la storia sia sporca e violenta. Comunque, classiconi a parte, esistono anche manga molto recenti che applicano la formula dark fantasy, come ad esempio, per citarne alcuni, Demon Slayer o Jujutsu Kaisen, che pur uniformandosi in maniera commerciale al battle shonen più puro, mantengono attraverso alcuni elementi l'identità di genere che caratterizza questo tipo di narrato. Ma fortunatamente, in tempi moderni, esistono anche fumetti che rispettano in pieno lo spirito dark fantasy, attenendosi quasi in tutto e per tutto al modo di narrare dei propri predecessori, non uniformandosi al mercato, ma anzi, mantenendo anche la stessa violenza sfrenata che il mercato spesso respinge, e riuscendo anche a renderla il proprio punto di forza. Se non si fosse capito, sto parlando ovviamente dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, che di sicuro tra le opere contemporanee porta la bandiera come opera dal carattere dark fantasy più delineato, ed è una di quelle storie che, come lo fu Devilman all'epoca, sarà un caposaldo del genere e non solo in futuro. Siamo quasi alla fine, ma sempre parlando delle opere, c'è una menzione onorevole che volevo fare, che rientra nel genere pur non dando l'impressione di farne parte direttamente, ma avendo in comune con esso molto più di quanto si possa pensare inizialmente. Sto parlando di Made in Abyss, che, soprattutto grazie alla sua estetica, riesce a ingannare facilmente il lettore e lo spettatore, facendogli credere di star guardando un'opera dai temi infantili o poco impegnati, ma nascondendo una realtà molto più oscura di quanto si possa immaginare guardandolo. In questo, opere come Made in Abyss incarnano alla perfezione la volontà di stordire il lettore attraverso il contrasto tra estetica, scene violente e temi trattati, dimostrandosi un esempio perfetto di dark fantasy da manuale. Immagino che tutti voi associate la parola dark fantasy a opere di grande spessore come Berserk, Devilman e molti altri, e questo è più che normale, opere che hanno un'influenza enorme nel mondo ma mai quanto nel suolo nipponico. Dovete sapere che quest'ultimi non sono le uniche opere che hanno una grande influenza, ci sono opere soprattutto in Giappone che, anche se più piccole dei colossi precedentemente citati, hanno un'influenza straordinaria e tuttora stanno avendo un impatto enorme, sia nel termine di vendite e sia nell'influenza stessa che stanno portando al dark fantasy in generale. Il 5 marzo del 2018 uscì in Giappone il primo volume di Jujutsu Kaisen. Ritengo doveroso iniziare parlando di questo manga, siccome è poco rivisto e discusso quando si parla di dark fantasy, ma che come i numeri, l'influenza stessa dell'opera dimostra, dovrebbe meritarsi un proprio spazio nel genere. Ovviamente manga molto conosciuto nel mondo, ma l'influenza più grande fu proprio nel suo paese d'origine. Vi chiederete il perché? Beh, in Giappone il dark fantasy viene sempre etichettato come un qualcosa che debba per forza essere spaventoso, che sia in un modo o nell'altro, e alla fine dei conti è normale, nel senso si chiama dark fantasy per un motivo. Quello che alcuni non sanno però è che la ragione di così tanta influenza per questo manga deriva da un pubblico affezionato principalmente agli shonen e non ai seinen, attenzione, come la maggior parte del pubblico è, ed è grazie a quest'ultimi che questa opera ha tuttora una grande influenza nel genere dark fantasy. Leggendo Jujutsu Kaisen, i lettori giapponesi che leggono principalmente shonen, appunto, hanno trovato un buon compromesso tra magie oscure e spiriti demoniaci, tratto che contraddistingue il dark fantasy, e storie di amicizia, lavoro di squadra, le tipiche battute divertenti, accompagnato da una tensione molto meno pesante confronta ad altre opere, e meno scene nude e crude. Ovviamente anche le vendite hanno avuto un grande successo, difatti Jujutsu Kaisen è stato il manga più venduto nel 2021 con oltre 30 milioni di copie. Questo traguardo ha portato i lettori di vecchia data, abituati a titoli come Smoking Parade, Claymore oppure The Promise
Promised Neverland a dare una chance a quest'opera e, parlando di vendite, ovviamente mi ritrovo costretto a dare una menzione onorevole a The Promised Neverland, appunto, che non so nemmeno io il perché, ma che poche volte viene citato quando si parla di questo genere. Ad agosto del 2022 la circolazione accumulativa di The Promised Neverland ha superato in tutto il mondo le 41 milioni di copie vendute, un traguardo significativo di quest'opera che la contraddistingue da tutte le opere dark fantasy di minor spessore. Ovviamente ci sono opere che hanno dato una grande influenza ai manga appena citati. Il primo sicuramente è Berserk, che si può definire il padre del dark fantasy. Però vi dirò una cosa molto interessante, ovvero che ci sono altre opere che sono e non sono dark fantasy, ma che comunque hanno ispirato se non quasi tutte le opere di cui stiamo parlando, ovvero Homunculus di Hideo Yamamoto, Vagabond di Takehiko Inoue e Oyasumi Pun Pun di Inio Asano. E per chi non li conoscesse, basti pensare che in Giappone sono dei colossi quasi livelli di Monster e Berserk stesso, ma che purtroppo in Italia non sono molto conosciuti ancora. Manga che hanno una profondità pazzesca, e non esagero dicendo che la trama e soprattutto la psiche di questi ultimi, per mio modesto parere, superano di gran lunga i colossi del dark fantasy. Quindi vi consiglio la lettura soprattutto di questi tre. Il dark fantasy così dimostra di essere uno dei generi più influenti e interessanti di tutta la storia dei manga.